Speriamo che quella scema non abbia detto al padre e alla madre la causa del litigio. Pensa se l'avesse detto. Che scandalo, che tragedia. Capirai, quelli sono contadini, con la mentalità che hanno mi prendono veramente per un depravato. Magari mi denunciano pure. Ma che mi è saltato in mente? Col cuio parlo fuori. Se puoi vedere queste fotografie, posso darle una occhiata? Ma papà, basta, ti metti anche a te. Però, che fantasia, sto Nicolò. Beh, adesso mi arrabbio. Ma chi credono di essere? Burini, bifolchi. Non si scandalizzano, la prendono come una cosa normale. Quante storie, benedetta mia. Ma non sento Mario. E che avrà ben il diritto di godersi il cuoio della sua moglie in persona e in effigie. Come si chiama questa macchinetta che fa tutto da sola? Polaroid. Ostrega, ai miei tempi non c'erano mica tutte ste diavolerie. Si chiamava e basta. Ben peccato. Come peccato? Sì, peccato, perché un pochettino di vizio, un poco di dissolutezza, un pochettino di depravazione, e sarei sempre ben assetta e gradita, ostrega. Mamma, cosa ti dici? Ma va là, fia, beata te. Mi, poverazza, ai miei tempi, l'ho sempre vissuta da contadina. E invece il sesso, con fiantin destro, de variazione, insomma, è un gran conforto. Se no, sei sempre la solita minestra. Ciao, un fiantin di condimento, no? Non ti monta la testa, sa, non ti fa venire servite. Oh, guarda, guarda, c'è anche Nicolò. Dime, porcon, ti me scatteresti una fotografia anche a me?